Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi con noi Francesca Merzagora, che è presidente di Fondazione Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, per parlarci dei Bollini Rosa 2024-2025, ovvero la cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi a Roma, in cui sono stati premiati gli ospedali che si sono particolarmente distinti per l'attenzione che rivolgono attraverso i servizi ai temi quali prevenzione, diagnosi e cura di patologie a carattere femminile. Un'iniziativa che ha avuto il patrocinio, tra gli altri, anche di Federpharma. Dottoressa Merzagora, intanto buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei. Ci spiega innanzitutto che cos'è l'iniziativa Bollini Rosa, come è nata, qual è stata l'idea, come si è evoluta nel tempo e che risultati ha portato a oggi. Sì, allora è un'iniziativa che è ormai giunta all'undicesima edizione ed è nata da un'idea del mio vicepresidente, il dottor Alberto Costa, che aveva visto come negli Stati Uniti anni e anni fa ci fosse l'idea di un ospedale dedicato alla donna. Il nostro paese è un paese che a livello di medicina di genere è molto più avanzato di altri paesi europei, perché siamo il primo paese ad aver avuto una legge sulla medicina di genere, non solo questa, ma anche i decreti attuativi e le modalità per l'attuazione proprio di questo concetto di medicina di genere, che non è sempre chiarissimo, perché non è un nuovo branca, no, della medicina, è semplicemente un'attenzione necessaria a qualunque genere, femminile e maschile, nell'affrontare diciamo, l'evoluzione di una malattia e il decorso. Quindi questi ospedali con il bollino rosa rappresentano un'applicazione concreta del concetto di medicina di genere all'interno del sistema sanitario. Perché? Perché con questo riconoscimento si vanno a segnalare all'utenza quelle strutture che hanno un'attenzione particolare alle patologie femminili, ma non solo, anche alle patologie che sono comuni al genere femminile e maschile, ma che all'interno dell'ospedale vengono trattate con dei PDTA, dei percorsi diagnostico-terapeutici attenti proprio al genere. Quindi è un'iniziativa che è cresciuta negli anni, perché quest'anno abbiamo premiato tantissimi ospedali, 367. È un'iniziativa che ha il patrocinio di oltre 30 tra associazioni di società scientifiche e associazioni scientifiche. Come avviene? Penso che sia interessante capire come si arriva, no, alla definizione di questo bollino rosa. Allora, viene creato un bando che viene condiviso a tutti gli ospedali pubblici o privati italiani, che se desiderano aderire devono compilare un questionario che è suddiviso in quattro sezioni, no? Nella prima vengono analizzate le 15 specialità cliniche di interesse femminile e quelle comuni, come dicevo, i due generi. In un'altra sezione viene esaminata l'appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, perché ad esempio pensiamo alla psichiatria, no? L'ansia è comune ai due generi, ma deve essere trattata con un protocollo specifico, no? Quando si tratta di donne che sono coloro che sono più colpite. Poi andiamo a valutare altri servizi, cioè quindi ad esempio, non so, i servizi di telemedicina, il volontariato, la mediazione culturale. E infine c'è una sezione per noi molto attuale, ahimè, vista la gravità del momento, è molto interessante, che è quella dedicata alla violenza. Quindi i servizi e il livello di preparazione di ciascun ospedale nella gestione della violenza fisica e verbale, non solo delle donne ricoverate, ma anche delle operatrici sanitarie. Gli ospedali sono divisi in due grosse categorie, quelli specialisti e quelli generalisti, no? Quindi quelli specialisti sono quelli che hanno un solo ambito di intervento: l'oncologico, il dermatologico, il materno-infantile, l'infettivologico, e invece quello generalista che copre più aree. Come funziona? Il questionario è composto da 500 domande più o meno divise nelle aree. A ogni domanda corrisponde un punteggio, poi c'è un algoritmo che elabora il punteggio, e alla fine si arriva a definire il numero di bollini. Quindi se il punteggio è entro 50, c'è 0 bollini, e a seguire fino a 3 bollini. Quello che è interessante è che in questi 11 anni c'è stato un desiderio da parte degli ospedali di andare a far parte di questa rete, un desiderio di migliorarsi. E
tant'è che la crescita quantitativa è stata notevole, no? La prima edizione si erano candidati solo 44 ospedali, adesso siamo a 367. E abbiamo una copertura regionale e provinciale pressoché al 100%. Quest'anno poi c'è stato un miglioramento anche qualitativo, perché gli ospedali che hanno ottenuto 3 bollini sono diventati 126, quelli di 2 bollini 188 e infine quelli che hanno preso un bollino sono 53. Senta, Presidente, dicevamo che tra i vari patrocini c'è anche quello di Federfarma. Le farmacie che tipo di supporto vi stanno dando all'iniziativa? Le farmacie sono strategiche, è inutile negarlo. Noi da anni che sosteniamo che la farmacia ha un ruolo diverso, è l'agorà, il luogo di incontro, di condivisione, no? Al di là della dispensazione del farmaco e la pandemia. Abbiamo visto, no, come nella pandemia sono state utili e preziose le farmacie. In questo particolare contesto, tramite l'House Organ, no, di Federfarma, che è Pharma7, noi abbiamo prodotto un poster che potrà essere affisso in tutte le farmacie e in maniera tale da dare all'utenza la possibilità di definire, di trovare l'ospedale più vicino, no, alla propria residenza. E quindi è un aiuto importantissimo verso la popolazione femminile che viene anche, come dire, implementato attraverso una campagna social che stiamo attivando in collaborazione con Federfarma proprio per potenziare. Insomma, alla fine noi crediamo che queste case di comunità, non so che futuro potranno avere, sicuramente la farmacia sarà sempre, sempre più importante, ecco, per le donne. Dottoressa Merzagora, per concludere, che idee avete per lo sviluppo del progetto Bollini Rosa nel prossimo futuro? Sì, allora, al di là diciamo, dell'ottenimento di questa targa che ogni ospedale appone con grande piacere, no? Per dire faccio parte di questo circuito, la cosa interessante è l'organizzazione di giornate a porte aperte e di attività con questi singoli ospedali. Quindi cosa succede? Che in occasione di giornate dedicate a talune patologie, lei pensi alla salute mentale il 10 ottobre o alla salute della donna genericamente, no? L'allora ministro Lorenzin istituì questa giornata il 24 aprile. Ecco, noi coinvolgiamo gli ospedali, chiediamo loro di aprire le porte, di offrire servizi gratuiti, clinici, diagnostici, somministrazione di test. Alcuni ospedali organizzano dei convegni, no? E parlo di tante attività, perché per esempio l'anno prossimo l'Open Day Emicrania è quello dedicato alla menopausa, alla reumatologia, eccetera. Quindi sono dei momenti in cui l'utenza ha modo, da un lato, di superare lo stigma, no? Perché per esempio sulla salute mentale c'è una grandissima partecipazione, dall'altro di informarsi e di essere sensibilizzato. Ma poi l'anno prossimo continueremo, diciamo, con questa attività di mappatura dei servizi e per esempio ci occuperemo di prevenzione primaria in gravidanza. E ecco, e poi l'altra cosa interessante che possiamo dire è che tutti i medici di questi ospedali partecipano al nostro congresso annuale. Quest'anno, il prossimo anno sarà dedicato alla medicina di genere e alla personalizzazione delle terapie nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è veramente uno scambio molto, molto ricco che abbiamo visto che pure è aumentato nel corso degli anni. Quindi poi auspichiamo che anche con le farmacie ci possa essere un'interazione sempre più forte. Bene, ringraziamo Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda. Grazie per essere stata con noi. In bocca al lupo per il proseguo dell'iniziativa.